Vedo che siamo numerosi, aspettiamo magari qualche minuto gli ultimi ritardatari e poi iniziamo con il webinar. Sergei, tu mi senti? Perfetto. Perfetto, ciao, ti sento. Buonasera a tutti. Ok, vedo che hai preparato già le slide. Quindi direi di aspettare qualche minuto perché ci sono ancora persone che stanno entrando adesso. Allora, prima di iniziare con il webinar, direi di leggere insieme il disclaimer. Tutte le informazioni, i video, i webinar e gli altri servizi offerti da TICMIL hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori dei corsi e lezioni non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti. E declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Bene, faccio anche una breve introduzione del sottoscritto. Io sono Giuseppe Cericola e sono entrato a far parte del mondo del trading nel 2008. Sono un trader indipendente e collaboro con il broker TICMIL che sponsorizza l'evento di questa sera. Quindi mi sembra doverosa fare una presentazione del broker. Le caratteristiche di TICMIL sono che è un broker ICN STP, ha le commissioni tra le più basse del settore, spread a partire da 0 pips. Sono permesse tutte le strategie, quindi expert advisor, strategie di arbitraggio, scalping, quindi non c'è nessun tipo di problema per il trader. Abbiamo inserito da poco anche la protezione del saldo negativo, quindi il capitale che si può perdere facendo trading è soltanto il deposito iniziale, quindi non c'è il problema di vivere eventi catastrofici come ad esempio quello del 2015 con il franco svizzero. Sono stati aggiunti alcuni servizi come il servizio di AutoChartist. Tornando alle qualità del broker, non ci sono requote e c'è anche la possibilità di avere slippage positivi. La demo è illimitata e abbiamo introdotto anche un conto di benvenuto per tutti i nuovi clienti, quindi potete usufruire di un conto da 30 dollari e fare trading, un conto che rispecchia le stesse caratteristiche di un conto reale. E quindi potete usufruirne per 90 giorni. La regolamentazione di TICMIL è molto forte perché si tratta della regolamentazione della FCA UK, i conti sono segregati e separati dalla società e inoltre sono tutelati, i fondi sono tutelati fino a 50.000 sterline. Sergei, se vai all'altra slide. Un po' di numeri di TICMIL. Nel 2016, come volume di trading, TICMIL ha eseguito ben 434 miliardi di volume di trading e 29 milioni di negoziazioni. E oltre 17.000 clienti hanno aperto il conto con TICMIL. Questi sono dati riferiti al 30 novembre del 2016. Altra slide, Sergei. Ci sono tre tipologie di conto, il Classic, l'ECN Pro e il
conto VIP. Per il conto ISEAN Pro e Classic il deposito minimo è di 25 dollari. Potete leggere dalle slide le caratteristiche. Il conto più utilizzato è sicuramente l'ISEAN Pro, che parte da zero spread e ha delle commissioni 2 dollari per 100.000 dollari tradati. Vi farei vedere anche un attimo il sito di Tikmill, così potete poi andare a reperire tutte le informazioni del caso. Tikmill, tra l'altro, come ho ribadito all'inizio, tra promozioni vedete un conto di benvenuto di 30 dollari e poi ci sono altre promozioni, altre comunque eventi come la Demo Race o altre offerte che vi invito a scoprire andando sul sito www.tikmill.com. Quindi la presentazione del broker è stata fatta, quindi direi di passare all'argomento di questa sera. Abbiamo scelto volutamente un titolo provocatorio. Nel corso del webinar scoprirete il motivo. Sto offrendo una serie di incontri attraverso Tikmill, invitando diversi relatori. E questa sera ho voluto invitare Sergei perché vorrei farvi conoscere, per chi non ha avuto modo di conoscere il suo punto di vista, appunto farvi conoscere cosa pensa lui del training, perché credo che sia di grosso aiuto sia per i neofiti che per i trader professionisti. Quindi direi di lasciare la parola a lui e in caso di domande fatele pure in chat, poi ci prenderemo un po' di tempo alla fine per leggerle. Sergei, se tu sei pronto, ti lascerei la parola. Benissimo, grazie Giuseppe. Buonasera a tutti. Allora, vedo dentro molti tra i partecipanti, molti miei followers, molte persone che già mi conoscono, seguono il mio sito web, la mia pagina Facebook. Per gli altri mi presento. Sono Sergei Magalà, sono un trader sistemico, quindi concentro la mia operatività sulla realizzazione di trading system automatici. Questo non vuol dire che il mio trading è limitato solamente al trading sistemico, no, faccio anche molto trading di tipo discrezionale, come vedremo nel corso del webinar. Questo in realtà è il primo webinar che faccio su invito di un broker. È una cosa normale per chi mi conosce, perché sa che diciamo che la mia formazione si distingue leggermente da quella offerta, diciamo, dal solito, ecco. Quindi vedremo un po' di cose particolari, magari. Qua sotto vedete Trading 2.0, il mio progetto di formazione, qua sotto in alto Trading2.0.com, il mio sito internet, il blog che potete consultare. Allora, sperando che sia questo il primo di diversi di una serie di webinar che realizzerò insieme a Giuseppe per Tikmil, ho deciso di partire, diciamo, dal mettere insieme qualche concetto basilare, diciamo, concentrarci su un punto di partenza, definire un punto di partenza. Ho una serie di punti che possiamo riassumere in questo modo. Che cosa conta davvero per un trading di successo? Allora, la formazione classica, diciamo le informazioni che troviamo di solito in rete, cosa ci suggeriscono? Le solite cose. Ci vuole un piano di trading, che è importante la psicologia, la disciplina e il money management, questa parola strana che troviamo dappertutto. Allora, perché dico questo? Si può fare una semplice prova, d'accordo? Poi proviamo a fare una ricerca su Google,
indicando come ragioni di ricerca, ragioni perdite nel trading. Ok. Oppure più semplicemente cosa ci vuole per guadagnare sui mercati finanziari, cosa ci vuole per un trading vincente, qualsiasi cosa, qualsiasi frase del genere. D'accordo. Vedremo che comunque le prime pagine della ricerca ci restituiranno più o meno le stesse informazioni, ok? Quindi cose abbastanza, come dire, fumose, indefinite. Che cos'è il piano di trading? Che cos'è la psicologia, la disciplina, d'accordo? Infatti, questi sono i risultati dei primi 3-4 punti di ricerca e vedrete che le informazioni sono queste. Per guadagnare nel trading bisogna essere costanti, disciplinati, persistenti, d'accordo? Sto leggendo qui, questi sono i risultati della ricerca, ci vuole un piano di azione, piano di trading. D'accordo, disciplina, non riuscire ad adattarsi al mercato. Anche qui, cose, informazioni veramente fumose, fugaci, poco definite. Se fosse vero tutto questo, vuol dire che io, essendo persona disciplinata di carattere, con un solido approccio psicologico alle cose che faccio, d'accordo, magari con qualche conoscenza in particolare di money management, sarò profittevole sui mercati. Ok, la conseguenza di queste asserzioni è questa. Purtroppo non è così. Ok, se da una semplice ricerca sul motore di ricerca impariamo cosa serve per un trading profittevole, come mai la maggior parte dei trader privati e retail, ok, perde sul medio e lungo termine? Domanda. Anche questo è un punto un po' discusso. Non sto a soffermarmi sulle varie percentuali che dopo cambiano da broker a broker, cambiano da mercato a mercato, okay, chi approccia le opzioni binarie avrà un certo, diciamo, probabilità di successo piuttosto che un trader professionista che lavora, non so, sui mercati regolamentati, magari con delle opzioni, comprando dei bond o cose del genere. Sicuramente è difficile fare una stima fissa, però diciamo che il luogo comune che sicuramente abbiamo tutti sentito diverse volte, ovvero che la maggior parte, si parla del 90, 95, 80, quello che vogliamo, per cento dei trader perdenti sul lungo termine, ok, è vera. Questo ci deve far preoccupare? Beh, in un certo senso sì, però io questa cosa semplicemente la prendo come un'informazione d'entrata che fa parte di quel bagaglio di informazioni di cui ho bisogno per impostare il mio lavoro di trader, d'accordo? Si chiama market research, ricerca di mercato. Supponiamo, se io volessi aprire una pasticceria nella mia cittadina, ok, sono un bravo pasticcere, è un lavoro che mi piace, voglio aprire una pasticceria, d'accordo? So che ci sono già 10 pasticcerie nella mia città e mi rendo conto che 9 su queste, di queste pasticcerie ogni anno chiudono, cambiano gestore. La devo sapere questa cosa, la devo sapere, ok, la devo sapere e devo tenerne conto, d'accordo? Questo mi deve scoraggiare dall'aprire una pasticceria? Beh, magari mi può anche scoraggiare, però se è veramente quello che voglio fare, sicuramente il mio obiettivo è quello di avviare una attività di successo, quindi, dati alla mano, quello su cui dovrò lavorare è appunto sull'offerta, sul differenziarmi un po' da questa massa di concorrenti. Quindi dovrò fare dei pasticcini più buoni, d'accordo? Gli dovrò fare magari, dovrò fare dei prezzi più economici, in qualche modo dovrò battere la concorrenza, siamo d'accordo? Quindi diciamo che va bene fare una certa ricerca di mercato e di tenerne conto. Ok.
Cosa possiamo concludere? Possiamo concludere che queste informazioni che troviamo così facilmente a disposizione, che hanno la presunzione di dirci cosa ci vuole e cosa non ci vuole per essere profittevole sui mercati, spesso e volentieri non ci portano, non ci danno della sostanza, ecco. Perché il mondo della finanza, il mondo dei mercati finanziari è un mondo un po' particolare. Ok, gran parte della finanza si basa sull'inganno e la cosa non ci deve sorprendere. Ok, questo è un altro punto che comunque riscontriamo analizzando il nostro ambiente di lavoro, l'ambiente finanziario. Sicuramente non ci siamo già dimenticati della crisi dei mutui subprime, okay, che ha fatto nel 2008, ha fatto crollare l'economia degli Stati Uniti. Ok. Se non fosse per degli salvataggi da parte della Federal Reserve, non si sa come sarebbe andato a finire. E lì siamo a livello di alta finanza, banche d'affari, regolamentazioni, ok, un settore molto regolamentato, eppure con tanto di agenzie di rating che seguivano le faccende, eppure come è andato a finire, d'accordo? Senza dover andare negli Stati Uniti, nostro esempio, uno strano, Banca Etruria, Monte Paschi di Siena, vi dice niente, Parmalat, come vedete, anche nella finanza di alto livello, l'inganno regna, una buona parte della finanza è basata sull'inganno. Quindi figuriamoci, ok, le informazioni o comunque il materiale che mettono a disposizione di noi piccoli investitori, o piccoli speculatori, noi trader amatoriali, come amo definirmi, a maggior ragione dobbiamo prestare la massima attenzione, ok, alle cose che sappiamo, alle cose che crediamo di sapere, d'accordo? Vediamo di scrivere, di compilare durante questo webinar, facendo attraverso dei ragionamenti, delle piccole ricerche, anche degli esempi di magari esperienze passate, cercherò di mettere insieme una piccola lista di 3-4 punti veramente fondamentali per un trading di successo e vedrete che saranno un po' differenti da quelli che abbiamo visto, le solite cose, disciplina, piano di trading, che non vogliono dire nulla, ecco. Allora, primo punto. Informazioni, d'accordo? I mercati sono fatti di informazioni. I mercati, i prezzi, le quotazioni, tutto ciò che riguarda in qualsiasi mercato finanziario, okay, si muove in base alla variazione delle informazioni. Ok? Siamo d'accordo fino a qui. Lo stesso grafico finanziario, il flusso dei dati finanziari, il flusso dei prezzi è un'informazione, d'accordo? Un'informazione, una serie di numeri con la quale viene costruito il grafico finanziario sul quale andiamo a fare le nostre analisi, le nostre previsioni, d'accordo? La quantità mastodontica di informazioni destinate al trader amatoriale ci porta a dover scegliere tra due conclusioni. Allora, perché quantità mastodontica? Perché il trader amatoriale, il trader retail, è davvero saturo di informazioni, d'accordo? Ci sono migliaia di formatori, di libricini, PDF sul trading, le candlestick, Aikinacci, Cicimoci, di tutto. Se un attimo vi siete interessati al trading, avete un minimo di esperienza, 3.000 indicatori, tanti mercati da seguire, il Forex, i CFD, gli indici, i futures, una grandissima quantità di informazioni. Soprattutto per il trading amatoriale abbiamo a disposizione tutta una scienza incredibile che è l'analisi tecnica, tutta una serie di indicatori, strategie, martingale, più
più o meno sapete di cosa sto parlando, veramente tanta tanta roba, ok? È una saturazione, una situazione di saturazione informativa, informazionale, d'accordo? Se noi abbiamo così tante strategie di trading che ci vendono per profittevoli, se abbiamo così tanti indicatori che possono, diciamo, indicarci se dobbiamo comprare o vendere un certo strumento finanziario, se abbiamo tutti questi livelli, non so se conoscete i Fibonacci, tutte le trend line, tutta l'analisi grafica. Se tutte queste informazioni fossero vere, cosa vorrebbe dire? Qual è la conseguenza logica diretta? Se queste informazioni sono vere, vuol dire che i mercati sono facilmente prevedibili, d'accordo? Il che è un nonsense. I mercati non sono facilmente prevedibili, d'accordo? Perché se no, altrimenti non troveremmo mai la controparte. Ok, che ci la controparte per le nostre operazioni, tutti saremmo posizionati nella stessa direzione, cosa che ogni tanto succede, però è un discorso un po' più complicato. Quindi sarà vera una di queste due cose: o il mercato è facilmente prevedibile, abbiamo detto no, non è così, oppure le informazioni di cui disponiamo spesso e volentieri sono false o inutili o superflue. Ok? Questa è una cosa molto importante. Liberiamoci dalla saturazione delle informazioni. Ok? Lavoriamo solamente con le informazioni di qualità. Ok? Proviamo a vedere qualche esempio di informazione netta che possiamo utilizzare per le nostre scelte operative. Ok, vediamo qualche esempio di cose, di informazioni che ci possono arrivare, di cose che accadono. D'accordo. Questi sono, diciamo, segnalazioni di notizie, semplici notizie prese da un qualsiasi notiziario, adesso magari. Per tenersi aggiornati sulle questioni che possono in un attimo influire sui mercati finanziari, basta aprire il sito di Bloomberg, lì veramente c'è un flusso di informazioni, di notizie continuo, molto ben dettagliate, sintetiche di facile interpretazione. Ecco. Questa, quella che vedremo adesso, è una serie di, diciamo, eventi scatenanti di informazioni che abbiamo analizzato, passato al vaglio, segnalate o da me o da altri ragazzi, da altri trader sui gruppi su Facebook, Trading 2.0 e Forex 2.0. Quindi sono cose, se andate nei gruppi, sono cose ecco, vissute, le trovate lì tutti i commenti, tutte diciamo, le congetture che abbiamo fatto prima di fare delle scelte, queste scelte operative. Cose semplicissime. Okay. Vi ricordate l'attentato in Turchia? Okay, l'attentato, scusate, il tentato colpo di Stato in Turchia? Allora, la lira turca adesso è ovviamente una valuta poco liquida, quindi la congettura qual è? Quando ci sono, diciamo, dei sconvolgimenti così importanti, okay, alla governance turca, sconvolgimenti geopolitici possono influenzare il valore della moneta. Okay? Il mercato valutario è quello che più di tutti risente, diciamo, delle questioni geopolitiche, soprattutto quando riguarda la cosa riguarda delle valute poco liquide, ok, dopo l'euro-dollaro, dopo a seguito dell'altra logica, proprio per la loro pesantezza di volumi scambiati. Ok, ero entrato in gap in corsa, ok, sulla estensione del crollo del valore della lira, ok, questo è un dollaro a lira turca.
Quindi in questo caso per vendere la lira turca si compra il cambio dollaro lira turca. Ok, bastato aspettare. Ok, e in qualche giorno la posizione sicuramente è andata in profitto. Vedete, quindi fattore scatenante, informazione, congettura speculativa sui mercati finanziari, vendita, speculazione, quindi a ribasso contro la lira turca, in questo caso l'avevo venduta contro dollaro e contro l'euro, okay, preso un buon profitto, sempre rimanendo in lira turca, okay, che tenevamo d'occhio visto che era un periodo un po' interessante in cui la Turchia era, diciamo, all'attenzione delle cronache. Dopo ci sarebbe tutto un discorso da fare, sui tassi di interesse, su come si lavorano le valute che pagano un tasso di interesse alto. Ok, hanno una particolarità, però questo magari lo rinviamo magari a un altro appuntamento dove ci occuperemo della macroeconomia, delle influenze di certi parametri economici sul prezzo, sull'andamento delle valute. Quindi, che cosa avevamo? Avevamo la Turchia che, diciamo, spingeva per tagliare i tassi, cosa poco probabile, ok, e subito reazione dei mercati finanziari mondiali, che hanno tagliato il rating, okay, alla Turchia, quindi downgrade della Turchia, avvenuto nel weekend, d'accordo? Dopo nel gruppo la cosa l'abbiamo un po' studiata, ci siamo allarmati, abbiamo detto sì, qua c'è da vendere ancora la lira turca. Apertura in gap, d'accordo? Subito vendo la lira turca. Questo qui è uno screenshot che mi ha mandato una trader, un ragazzo del gruppo, che okay, aveva venduto la lira turca contro la sterlina, e vedete il profitto, okay, fatto in pochi giorni. Vedete dove c'è questo gap? Ok, questa crocettina. Lira turca contro dollaro, lira turca contro euro. Quindi D'accordo. Sergei, scusami se ti interrompo, magari bevi anche un goccio d'acqua. Tu ricevi l'informazione macroeconomica che sia un evento imprevisto o una news, e poi ti muovi seguendo il trend sul grafico, oppure fai delle valutazioni quindi diverse da quelle che poi sono l'analisi tecnica, e ti basi soltanto sulla notizia? Allora, come dicevo prima, noi siamo saturi di informazioni. Questi sono proprio degli esempi in cui lavoro un'unica informazione che secondo noi, che secondo me, può influenzare i mercati. Okay? La congettura di fondo, dopo queste cose si imparano magari con un minimo di esperienza. D'accordo, è che le valute, quelle un po' meno liquide delle measures a cui che conosciamo, per dire euro, dollaro, no? Sono valute un po' particolari. Le valute un po' meno liquide invece risentono molto di questi stravolgimenti, di questi avvenimenti, diciamo, geopolitici. Ho capito, Ok? quindi Oppure le valute meno tradate risentono dell'analisi fondamentale, sostanzialmente. Esatto. Allora, io sono dell'idea, appunto, come dicevo, tutto questo discorso, appunto, per far capire come informazioni aggiuntive non servono. Ok, in questo caso non ho guardato il trend, sì, potevo tener conto magari del gap di lunedì, infatti dopo il gap, vedete, un minimo di ritracciamento c'è stato, però anche lì sono informazioni aggiuntive che molto spesso si rivelano superflue. D'accordo. Come è andata a finire? Vedete, da quel momento in poi,
E qui non c'è trend line, non c'è analisi tecnica, non c'è ammasso di informazioni che tenga. Okay? Da quel momento in Quindi tu cui sostanzialmente. la situazione geopolitica della Turchia è rimasta molto instabile, d'accordo, anche con i rapporti dalla Russia, adesso magari queste cose bisogna un attimo approfondirle, e niente, l'ira turca si è svalutata contro il dollaro del 30%. Ok? Quindi tu hai puntato sostanzialmente sulla paura degli investitori esteri. Esatto. Quindi non ti serviva capire il grafico o altre cose, hai ricevuto un'informazione e da lì hai costruito tutto il tuo piano di training. Esattamente. 30%, non so, conoscete molti fondi che fanno 30, fondi di investimento che rendono 30% l'anno? Io ne conosco poche, okay? Quindi qui in un unico trade si potevano fare veramente delle percentuali altissime. Poi difficilmente si tiene una posizione per dei mesi, ok? Prima o poi si incassa, si alleggerisce, la si protegge con lo stop loss al prezzo, ecco. Però questo è un esempio di informazione sfruttata per il trading. Andiamo avanti, adesso rispondo alle domande, visto che un paio di domande sono arrivate. Ok. Abbiamo accennato, quando abbiamo parlato della lira turca, dei tassi di interesse. Ok. Speculazioni sul rublo. D'accordo. Allora, le valute, diciamo, il mercato Forex è un tasso, diciamo, tasso centrico. Perché? Perché il tasso di interesse è una cosa che conviene. Se io sposto i miei risparmi sul rublo che mi paga e nel 2014-2015 i tassi di interesse sono stati regolati e portati al 17%, mi basta tenere i miei soldi in rublo che attengo un rendimento del 17% all'anno. È tantissimo, d'accordo? Sempre che la valuta non si svaluti. Era un periodo in cui vi ricordate le tensioni geopolitiche della Russia con l'Ucraina, le sanzioni, tutte queste cose qui. Il rublo, che comunque è correlato al petrolio, questa è un'altra piccola congettura da fare, era sotto attacco speculativo, quindi crollava di valore. In più, la banca centrale aveva slegato i valori di stabilizzazione, una cosa che già. Prima Giuseppe ha accennato dell'evento franco-svizzero, vero? Ok. Sì, La esatto. reazione del governo qual è stato? Alzare tutto in una volta i tassi, vedete? 16 dicembre 2014 al 17%, quando proprio c'era il picco del crollo del valore del rublo. Secondo voi, si è ridimensionato il rublo dopo questa scelta dolorosa, perché per uno Stato pagare un 17% di interessi è una cosa costosissima. Però che cosa fa? Scoraggia gli speculatori al ribasso. Ok, se io devo aprire una posizione euro contro rublo, vuol dire che dovrò pagare, okay, il 17% di interessi ogni anno, che comunque diviso per i giorni in cui tengo la mia posizione, è comunque un costo non indifferente, d'accordo? Vedete la conseguenza di questa informazione, di questo alzamento di tassi. Vedete questa barra qui, è stata proprio la giornata in cui è stata presa la decisione dell'alzamento dei tassi. Ok? Adesso non dico, non è che uno entra al massimo, cioè sono situazioni un po', diciamo, volatili, un po' critiche, magari si ragiona anche a fine giornata, però dalla fine giornata per i giorni successivi, ok, c'è stato un ritracciamento del 35%, ok, lo rubo anche qui. Una volta che ho preso una giornata da 5-10%, ho fatto il trade dell'anno, ok. Abbiamo visto fino adesso. Cosa abbiamo visto? Notizia, quindi evento scatenante, importante a livello economico, a livello politico, e conseguente movimento dei mercati, quindi cause ed effetti.
9 novembre, vince le elezioni Trump, adesso la situazione russa si è distesa, le speculazioni contro il rublo sono diminuite e sono ancora venute meno le ragioni di queste speculazioni in cui è cambiata, si stava cambiando l'establishment del governo americano. Okay, quindi la conflittualità politica ed economica in teoria doveva, con le elezioni di Trump, diminuire, quindi ho venduto i rubli. Anche questa è una cosa comunicata sui social. Ho chiuso la posizione proprio l'altro giorno, proprio perché la situazione, diciamo, generale è stata, sta un po' cambiando, sta un po' peggiorando, d'accordo? Quindi, onde evitare le varie speculazioni, e poi adesso gli Stati Uniti hanno un po' ritirato fuori questa retorica un po' bellica, e il dollaro, quando l'America è in guerra, si rafforza, d'accordo? Quindi, ho chiuso gran parte della posizione, short dollaro, long rublo, vedete, in posizione durata un po' in profitto, guadagnando circa 9%, d'accordo? Sono un'unica posizione, adesso ne è rimasta una cosa piccolina. E questo vi assicuro che è un trade che di trader istituzionali russi l'hanno fatto, d'accordo? Borse russe, valuta russa, con la vittoria del Trump, non perché sia vera la storia degli hacker russi che hanno creato i risultati delle elezioni, no. Semplicemente perché in teoria la retorica di quella parte politica che ha vinto era, diciamo, più vicina a una stabilizzazione dei rapporti con la Russia, che ovviamente è una cosa che incide sull'economia e anche sulla valuta. Queste invece che informazioni sono? Questa è l'analisi tecnica, grafica, un po' esagerata, qui un po'. Però per farvi capire d'impatto, quando cominciamo a tracciare tutti questi livelli, tutti questi angoli, tutte queste figure sul grafico, cosa vogliamo tirarne fuori? Io non ci vedo nessun potere predittivo, okay? Non ci vedo nessuna informazione utile, ok? Cerchietti, non se ne vedono le onde, controonde. Gunn, Elliott, Wolf, De Mark, sono tutte cose che ho studiato al mio tempo, d'accordo? Quindi le conosco anche. Però capite che tra le cose che abbiamo visto prima e tutti questi disegnini che si possono fare sopra i grafici, direi che parliamo, diciamo, di due classi di informazioni diverse, quindi una informazione, diciamo, forte a livello economico, come può essere, abbiamo visto, un downgrade da parte di un'importante agenzia di rating, oppure un innalzamento o un ribassamento forte dei tassi di interesse, d'accordo? È una causa che produrrà un effetto immediato sui mercati incontestabile. Okay? Il fatto che il mercato si trovi in prossimità di una linea che noi consideriamo una resistenza, piuttosto che una trend line, piuttosto che un cerchietto o una formina geometrica, piuttosto che un livello di Fibonacci, direi che non è un'informazione dello stesso livello, d'accordo? Quindi aggiorniamo il primo punto. Le cose importanti per un trading di successo sono le informazioni, ma non informazioni qualsiasi, perché di informazioni abbiamo detto ne siamo saturi, ce ne sono anche troppe. Informazioni di qualità, informazioni selezionate. Allora, leggo un paio di domandine, Giuseppe. Allora, ci sono degli esempi come operare con gli indicatori e settare gli stessi? Quanto durerà il webinar? Allora, il webinar durerà
Ancora una Sì, ho mezz'oretta. risposto prima di me, sì. Ah, ok. Niente, gli indicatori e settare gli stessi, direi che non ce la facciamo durante questo webinar. Dopo vedremo l'utilizzo di un indicatore, lo vediamo subito adesso. Ok. Tornando sulla qualità delle informazioni. Se un grafico della temperatura giornaliera formasse un pattern rialzista, ok, qui vediamo la temperatura giornaliera, mettiamo che non sappiamo che si tratta della temperatura giornaliera, arriviamo verso a questo punto, okay, in cui diciamo se troviamo un analista tecnico dirà: abbiamo rotto il massimo precedente, dobbiamo seguire il trend. Noi verso sera compreremo la temperatura, quindi scommetteremo sul rialzo della temperatura. Okay? In realtà non lo faremo mai, perché sappiamo benissimo che arrivati a sera la temperatura cala. Okay? Lo sappiamo perché. Perché succede sempre, succede tutti i santi giorni da sempre. Okay? Se una cosa succede sempre, ci troviamo di fronte a un'evidenza statistica. D'accordo? Un altro concetto importante. Quindi l'andamento della temperatura la posso prevedere e la prevedo, d'accordo? Grazie all'evidenza statistica della sua ciclicità. Okay? Ma anche grazie alla conoscenza delle cause di queste variazioni, d'accordo? Rotazione della Terra, okay, alternanza giorno-notte, di notte il Sole non scalda il suolo, che a sua volta non scalda l'atmosfera, e così via. La notte la temperatura cala, non c'è dubbio. Okay, se ci fosse la possibilità di fare trading su un grafico di questo genere, andremo veramente bene. Variazione della volatilità giornaliera. Prendiamo, ecco, levato un indicatore. Sebastiano chiedeva un indicatore, ecco, un indicatore, average through range, misura l'estensione in punti, l'estensione media, ok, del time frame di riferimento. In questo caso, per esempio, time frame orario. Praticamente una media mobile applicata alla differenza tra un'estensione, tra un range di prezzo, okay, compiuto nell'arco di un periodo. Possiamo osservare una diminuzione sistematica della volatilità. Adesso la volatilità qui non è proprio il termine, è un termine un po' improprio. Adesso non sto a entrare nei tecnicismi per spiegare la differenza tra la volatilità e l'estensione, ok? E per farvi capire, no? Quando diciamo mercato volatile, vuol dire che fa tanti punti, i prezzi variano nell'arco di poco tempo, d'accordo? Quando è meno volatile, i mercati rimangono più fermi, molto semplicemente, d'accordo? Quindi diminuzione sistematica della volatilità degli strumenti finanziari europei del continente americano, okay, una cosa che possiamo osservare, adesso vediamo perché succede questo. Sappiamo anche perché succede questo, perché le borse chiudono e si ritirano i volumi delle contrattazioni. Vediamo le slide, vedete? Questo è euro-dollaro, average through range, qui sotto. Valori alti di questo indicatore vuol dire che sono i picchi dell'estensione della volatilità, i valori bassi sono le contrazioni della volatilità. E vedete che sempre negli orari notturni l'estensione media, la volatilità media diminuisce. Invece nell'arco della giornata, evidentemente con coincidenza con l'apertura delle borse europee e americane, la volatilità, il range giornaliero, la volatilità aumenta sistematicamente tutti i santi giorni. Ok, ci sarà un'eccezione di una, due, tre volte all'anno. Ok, per qualche motivo particolare anche lì.
Questo è un esempio di evidenza statistica, d'accordo? Perché nell'introduzione ho detto io mi occupo di trading system automatici, d'accordo? Quindi, e poi vi ho fatto vedere dei trade sviluppati su delle congetture macroeconomiche, d'accordo? Una cosa non contraddice l'altra, perché a livello di trading sistemico io cerco delle inefficienze delle evidenze statistiche, però devono essere evidenze statistiche vere. Meglio ancora se rafforzate dalla conoscenza delle cause e degli effetti che sono a monte di queste evidenze statistiche. D'accordo? Vediamo qualche altro. Qui siamo sempre euro-dollaro, vedete, un altro periodo, come questa ciclicità, alternanza della volatilità è evidente. Ok, questo è quello che intendo per evidenza statistica. D'accordo, non come abbiamo visto prima i grafici con tutte quelle linee, tutti gli indicatori, ok? E ogni tanto qualche livello di Fibonacci piuttosto che qualche onda di Elliott corrisponde alla teoria scritta sul libro, che la vediamo sul grafico. No, le evidenze statistiche non sono quelle del colpo d'occhio di un singolo grafico. Le evidenze statistiche, proprio si studiano, si misurano, ok, facendo ricerca quantitativa, prendendo in considerazione tutta la serie storica ed è un, diciamo, approccio molto interessante. Ok, quindi a questo punto andiamo a definire, completare il primo punto delle cose che contano davvero per un trading vincente di successo. Informazioni di qualità. Ok, cosa sono le informazioni di qualità? La conoscenza di cause che ci permettono di prevedere certi effetti, d'accordo? Oppure la ricerca di evidenze statistiche, ok? Cose che accadono nel mercato sistematicamente. E abbiamo detto che devono essere evidenze molto chiare, molto nette. Se poi abbiamo a disposizione un'informazione che ci unisce queste due caratteristiche, tanto meglio, d'accordo? Quindi non facciamoci frastornare, coinvolgere, non facciamoci ubriacare da questa disponibilità enorme di informazioni che ci vengono fornite, d'accordo? Lavoriamo su cose, sulle informazioni migliori, okay? Sulle cose che contano davvero. Giuseppe, vado avanti. Sì, Sergei, vai avanti così magari riusciamo a restare entro l'oretta, magari un'oretta e un quarto, perché ci sono altre cose molto importanti da vedere, quindi vai pure avanti. Benissimo. Allora, quanto spendo per il mio trading? Allora, vediamo, impariamo a, diciamo, misurare le nostre performance sul trading, oppure le performance magari di trading system che ci vengono proposti, forniti, oppure quando analizziamo l'attività di un trader che seguiamo, ok? Impariamo la metrica average trade, profitto medio per operazione, una metrica semplicissima ma importantissima. Di cosa si tratta? Si tratta del profitto medio per operazione. Ok, su questo punto molti dicono, ma il mio profitto medio per operazione sarà altissimo perché io magari non faccio trading intraday, faccio trading di lungo, daily, weekly, ok, guardo il grafico settimanale. Non per forza, d'accordo? Perché l'average trade è il profitto totale diviso il numero delle operazioni. Ok. Se andiamo a analizzare, dopo ci sono per esempio dei provider tipo, non so se conoscete il sito MyFXBook, dove possiamo vedere i conti di trading, okay, messi online, che quindi si possono consultarne, studiarne le statistiche dei vari trader vincenti o perdenti che siano, ovviamente quelli che trovate, quelli perdenti di solito in breve tempo vengono eliminati, ok? Però possiamo vedere le statistiche e le metriche dei vari traders vincenti, che magari ci fanno vedere i risultati di un trading profittevole che dura magari anche degli anni.
Difficilmente, se parliamo del trading sul Forex, per esempio, che immagino sia quello che ci interessi molto, d'accordo? Difficilmente troviamo dei conti certificati, quindi non a parole, ok? Parlo proprio di cose vere, trading veri che durano diversi anni. Difficilmente il trade medio supera i 10 punti. Ok, per farvi capire il concetto. Allora, prendiamo due operazioni di lungo. Faccio, sono un trader, trado i time frame lunghi, ok, guardo il grafico, non so, giornaliero, settimanale, imposto i miei trade dell'ordine di un centinaio di punti di pip. Ok, per esempio faccio un'operazione di gain di 100 punti e poi ne perdo una di 90 punti. Nell'esempio 2 invece faccio un trading più di scalping, intraday, un trading più frenetico, d'accordo? Magari faccio 10 operazioni in gain da 7 punti e due operazioni mi prendono lo stop loss di 5 punti. Ok, vediamo gli average trade, sono identici in entrambi i casi. Ok, quindi non sempre la dimensione media dei trade, okay, influisce sulla metrica average trade. Vediamo un po' di questi conti, però questa è una cosa che vi consiglio di fare. Ho trovato qualcuno di questi siti, nei Facebook penso sia il più famoso, però questa metrica la trovate anche per esempio sul sito Forex Factory, ce ne sono diversi. Andate a studiarvi queste metriche. Vedete, è molto interessante studiare, confrontare la durata. Vedete, durata media del trade 15 ore, quindi vedete operatività di lungo, operazioni aperte per tanto tempo, 11 punti di trade medio. Qui, questo è un gestore, 10 punti. Allora, anche questo qui, vedete, è un trader, diciamo, un trading molto professionale, d'accordo? Qui abbiamo 20% di gain, un trading che comunque qui cosa dura? 6 mesi, no? Di più, quasi un annetto, d'accordo? Drawdown 2%, quindi rischio bassissimo, ok? Quindi un trading molto conservativo. 3,6. Ok. Allora, questo qui è un exploit, questo qui è un sistemista italiano, okay, che ha realizzato questo sistema, se mi ricordo bene, semi-automatico, che trada sull'esplosione di volatilità, no? Quando escono le notizie che il mercato fa dei movimenti veloci, che lui cerca di pescare quei movimenti importanti, quindi tenendo lo stop loss molto vicino al prezzo di apertura, riesce anche a caricare un po' la posizione. Dopo ne parliamo di questo fatto qui. E qui, in questo periodo, è riuscito ad ottenere questa performance eccezionale, d'accordo? Però anche qui siamo a 7,8 punti. Ok, qui allora. Luglio 2013 fino a febbraio 2015, questo conto 5,7 punti, quindi conto duraturo, vedete drawdown contenuto, quindi trading abbastanza professionale, vedete 5,7 punti. Ok, questo mi sembra sia un famoso gestore, infatti vedete quanti soldi, questo è un conto cumulativo, una MAM, una gestione cumulativa, comunque 4 punti di average trade, ok, anche qui 5,2, questo qui 2,6, questi qui sono due, quelli che chiamano robotini commerciali, due trading system automatici, due expert advisor, ecco, commerciali che comunque nel tempo si sono rivelati profittevoli, 2,6 punti trading automatico. Ok, dove voglio arrivare? La media dell'average trade dei conti esaminati di circa sui 7 punti. Se questi trader, questi gestori pagassero anche solo un pip in più
sui loro costi di transazione, le performance peggiorerebbero in media del 15%. Ok, e non è poco. Se inizio il mio trading, magari inizialmente, ok, finché non imparo qualcosa in più, non sviluppo qualche sistema di trading, diciamo, più performante, e mi ritrovo con un trade, average trade, profitto medio per trade basso, può essere, non so, anche 3 punti, che va anche bene, purché sia positivo, un pip di costo in più, può voler dire lasciare al broker un terzo dei nostri guadagni, d'accordo? Ma pagare troppo, ok, per i costi di transazione può anche influire così tanto sui nostri risultati di trading da mandarci in perdita, da fare la differenza tra avere un trading vincente e un trading perdente. Che cos'è un trading vincente e che cos'è un trading perdente? Molto velocemente. Questo è un backtest, un equity line, ottenuto testando un sistema. A colpo d'occhio si tratta di un trading vincente, direte voi. È un equity che porta del guadagno. No, è un sistema per forza perdente, non efficace, perché questo sistema genera i segnali di trading in maniera random, lanciando una monetina. Ok, un sistema che decide se vendere o comprare a casaccio, random. Quindi non può essere un trading profittevole, eppure, in una certa determinata combinazione di, diciamo, eventi fortunati, mi può creare un periodo di trading positivo. Ok, quindi identifichiamo correttamente, diciamo, la differenza tra un trading sbagliato e un trading corretto, che non è per forza di cose trading sbagliato sempre perdente e trading corretto, sempre vincente. Attenzione, questa è una finezza molto importante da capire. Okay. Il trading sbagliato è quello equiparabile a un trading fatto a casaccio, random. Il trading fatto bene batte in media il random. Perché dico in media? Questo è un test di diverse centinaia di mille. Ok, 1000 girate di un sistema che compra e vende a secondo del lancio della monetina, quindi ok, 1000 equity generati da un trading random. Vedete che più o meno metà sono positive e metà sono negative. Ed è normale perché la matematica, la legge dei grandi numeri, ci porta ad affermare che diciamo, la risultante di un trading fatto a casaccio sarà sempre comunque equivalente tra vincite e perdite, d'accordo? Vediamo, questo è il mio sistema. Ok, faccio un centinaio di prove. Quella blu è la risultante dei sistemi messi in portafoglio, ok, quindi un portafoglio di 100 sistemi che lavorano, tradono a casaccio, aprendo un'operazione al giorno. Vediamo che alla fine, vedete, l'equity blu è stata quasi sempre positiva per puro caso, e poteva essere anche negativo, comunque ha sempre oscillato intorno allo zero. Ma c'è un ma. Questo è un test che ho fatto senza tener conto dei costi del mercato, quindi costi mercato zero. Andiamo a metterci 2 punti di spread. Vedete che cosa succede? La risultante del mio centinaio di sistemi che tradano a casaccio in portafoglio sarà sempre negativa. Ok? Vedete quanto è importante il costo delle operazioni? Ok? Direi che non c'è un modo migliore di valutarlo, di spiegarvelo, se non facendo vedere queste cose. Ok? Quindi, secondo punto, direi a questo punto, come secondo punto delle cose più importanti per un trading di successo, secondo punto sarà minimizzare i costi del mercato.
Ok, questi costi possono essere evidenti, fissi, quindi conosciuti a priori, quindi spread medio, ok, le commissioni, la commissione fissa che ci prende il broker, altro che possono essere, non so, i costi dei bonifici verso il broker o al rientro, che se abbiamo un capitale piccolo possono influire in percentuale, d'accordo? Oppure possono essere anche costi sconosciuti a priori, quindi costi variabili, a cui bisogna fare attenzione, ed è una cosa legata alla qualità delle esecuzioni. Se il broker ci mette troppo tempo a aprirci una posizione, se la apre sempre quando il mercato è già andato via dal nostro prezzo, okay, quindi è un prezzo peggiore, quindi applica molto slippage, fa molti re-quote, okay, e molti broker lo fanno sistematicamente. Adesso dei grossi broker statunitensi, pur regolatissimi e tutto, sono trovati ad essere multati, diciamo, salatamente proprio per questi comportamenti, diciamo, scorretti e sconvenienti per il broker. Ok, quindi bisogna tenerne conto. D'accordo. Qualità delle esecuzioni è molto importante, esattamente quanto il costo iniziale conosciuto a priori. Ok. Sempre utilizzando il bellissimo sito MyFXBook, possiamo andare a vedere gli spread offerti dai vari broker. D'accordo. Io vi assicuro, chi mi conosce può confermare, se non ero convinto, di questo broker, sicuramente non facevo i webinar. Continuo, d'accordo. Si tratta di un broker che veramente dalla sua parte ha la convenienza per quanto riguarda i costi di transazione. Okay. Adesso ho anche dei sistemi in test operativi che mi informano anche esattamente della qualità delle esecuzioni. E ovviamente dopo un po' di tempo avrò in mano una statistica salvata sul file, una statistica proprio di quanto distano le esecuzioni del mercato rispetto al prezzo che io richiedo al momento dell'apertura, il mio sistema automatico richiede al momento dell'apertura dell'operazione, quanti microsecondi sono passati, quanto tempo ci ha impiegato il broker ad aprirmi questa posizione, tutta questa serie, diciamo, di informazioni sulle qualità delle esecuzioni, che voglio che comunque siano in linea con i costi, diciamo, conosciuti, offerti a priori. Finora i test stanno andando bene, quindi diciamo che direi che è un'ottima scelta, d'accordo? Anche perché ogni tanto mi chiedono dei consigli sui broker, su delle cose, quindi con. Faccio una precisazione su questo punto. Qui vedete una tabella dove sono inclusi anche i costi, delle commissioni. Quindi dove vedete ad esempio su euro-dollaro 0,60, sta a significare che è incluso, la commissione con lo spread. E quindi potete vedere della tabella, e quindi sono, valori che possono essere visualizzati appunto su MyFXBook, un sito esterno che raccoglie tutti questi dati, quindi potete vedere in tempo reale gli spread di tutti i broker. E quindi in questo frangente qui, Tickmill offre i migliori spread e commissioni rispetto agli altri competitor. Io ho messo quelli che sono in linea con con il nostro business, perché sono broker ECN e STP. Quindi puoi andare avanti, grazie Sergei per aver fatto vedere la tabella. Benissimo, ecco, facciamo anche un'osservazione un po' più, diciamo, specialistica. Adesso, stavo dicendo prima, ogni tanto mi chiedono consigli sui broker, dico magari va anche il broker che stai utilizzando, quanto paghi di spread? Ma su sterlina dollaro pago 3 punti. L'altro giorno guardavo un backtest di un ragazzo che ha fatto un corso di programmazione di sistemi di trading con me. E vedo sul test segnati 4 pip di spread durante il test. Dico, ma perché così tanto? Ah, ma il mio broker, questo broker mi fa questo prezzo qui, 4 punti di spread. Dico, no, cambio broker subito,
Ok, vi ricordate il discorso che abbiamo fatto prima? Magari il tuo sistema in test magari ti dà quei 5-6 punti di average trade, di trade medio, vi ricordate? Ne abbiamo parlato prima. Poi magari in reale peggiora un po', è normale, d'accordo? 4 punti di spread ti mangiano tutto il guadagno. Lavora su un broker che magari ti fa un punto di spread. E quei 3 punti di spread te li porti a casa. Non ha senso. Abbiamo tante informazioni che sono da scartare, ma abbiamo anche tantissima offerta, quindi tantissima concorrenza tra i broker. Scegliamo il broker con diciamo, i prezzi migliori, però ovviamente anche deve essere regolamentato, deve avere tutta una serie di feedback positivi, una cosa molto importante, e una certa anche solidità sociale, per dire proprio. Il caso. Allora, torniamo, diciamo, nella no nostra analisi specifica dei dati, delle informazioni importanti, vediamo che qui lo spread è basso per molti cross, non solo euro-dollaro, dollaro-yen, qualche majors. Questo cosa ci consentirà di fare? Ci consentirà di fare trading anche su diversi cross, diverse valute. Perché? Per differenziare. È importante la differenziazione? La differenziazione è fondamentale. Proprio per spiegarla in maniera semplice, a livello di impatto visivo, anche qui vi riporto una mia esperienza, d'accordo? Qui a sinistra vediamo il test di un mio trading system che sviluppai anni fa. Ok, lo testai tipo per 6 mesi in demo. E poi lo mise in reale. È un sistema di tipo trend follower, quindi segue il trend. Ok, in realtà segue questo sistema seguiva le espansioni di volatilità, comunque un volatility breakout. Ecco. E circa all'inizio 2013 lo misi operativo. D'accordo? È andato bene per circa 6 mesi, e dopodiché, non ha più performato, infatti vedete l'appiattimento dell'equity. Adesso qui è un backtest all'incirca, comprendente i costi mercato, anche un po' di più. Ok, infatti dopo i rendimenti erano questi, ecco, dopo per mesi e mesi, vedete, il sistema ha sofferto, si chiama equity underwater, okay, quando è sotto il picco massimo precedente, okay, un periodo di drawdown prolungato. Succede, ok, nel trading reale succede, ok, solo diciamo i guru del trading guadagnano e basta, ok, i gestori professionisti, gli hedge fund, ok, tutti gli operatori professionali hanno i loro periodi di sofferenza, una cosa normalissima, ok. Quindi teniamoci delle aspettative realistiche, d'accordo. Quindi è un sistema che se il mio portafoglio si fosse limitato a utilizzo di questo sistema di tipo trend following, avrei rinunciato a fare trading molto, molto velocemente dopo pochi mesi, ok? Nel portafoglio, ok, con lo stesso, diciamo, peso, avevo inserito anche questo sistema. Questo sistema aveva una logica un po' diversa. Se il primo sistema che comprava le esplosioni di volatilità, quindi il trend sul nascere, se il mercato, una volta individuato quel movimento in trend, rintracciava, quindi si formava un certo periodo laterale, questo sistema aspettava, diciamo, i minimi o i massimi di questo periodo laterale e entrava. Diciamo contro trend, però più nel breve, non so se mi spiego. Ok, è un sistema che vedete fino al 2013, che era circa a questo punto dell'equity dove parte la freccia, sì, era positivo, però aveva un equity ben peggiore di questo del primo sistema qui a sinistra, vero? Quindi un sistema magari che ci ho pensato 2 o 3 volte prima di utilizzarlo in reale, tant'è che vedete, aveva anche questi periodi di drawdown di underwater prolungati. Ok,
Dal 2013, quindi da quando parte questa freccetta in poi, che cosa è successo? Questo periodo di test è l'operatività, diciamo, a mercato reale, quindi quello che si chiama, per chi si occupa di trading system, di trading sistemico, si chiama quindi test out of sample, ok? Quindi prima di qui erano i backtest, comunque test su periodo di mercato conosciuto, qui invece utilizzo reale durante un periodo di mercato sconosciuto. Vedete che se non fosse per l'utilizzo congiunto di questi due sistemi, avrei subito solamente delle perdite, nonostante che il sistema, visto i test, sembrava che fosse valido, e anche come idea, come logica, lo ritengo tuttora valido, che dopo ovviamente è stato migliorato, è stato modificato e tutto. Vedete le due equity confrontate tra di loro. Ok, vedete il sistema blu è quello, diciamo, contro trend, quello sui ritracciamenti, d'accordo? Che ha i suoi bei periodi negativi anche esso, mentre il trend follower sovraperforma. Quando invece il trend follower si trova più in sofferenza, sovraperforma il sistema che ha una logica diversa, quindi questa è una differenziazione proprio a livello strategico. Vedete la risultante? Vedete, ha una, diciamo, progressione, una crescita molto più regolare, e a differenza di questi singoli sistemi, chiude praticamente ogni anno in guadagno, poco o tanto che sia. D'accordo? Questo, vedete, il potere della differenziazione. Qui ho preso in prestito, diciamo, una slide della presentazione di un mio amico che era intervenuto all'ETF di Rimini di qualche anno fa, dove spiegava queste cose qui sui sistemi automatici. E qui ho fatto un esempio molto netto di come l'introduzione di un sistema che anche ci sembra che non dia dei risultati positivi, questa qui bianca non è un equity di un sistema che vorremmo avere in portafoglio prese singolarmente. Dai, fa schifo, cioè rimane sempre flat, perde, poi recupera. Però è un sistema che lavora con la logica opposta del sistema, questo qui della Equity Blue, che è un controtrend. Ok, il controtrend ha di buono che magari ha dei lunghissimi periodi in cui fa tanti piccoli profitti, però quando si becca un bel trend contro, ok, fa dei prolungati periodi di drawdown. Ok. In quel momento lì il sistema di tipo trend follower, quindi che segue il trend, quindi un'operatività completamente opposta, invece sovraperforma. Vedete che l'equity risultante, questa qui nera, è molto più regolare delle due ed è quasi una linea retta, che è quella che ci fa soffrire di meno i periodi underwater. Vedete il potere della differenziazione, quindi io senza ombra di dubbio, come terzo punto delle cose più importanti per un trading di successo, differenziazione, d'accordo? Differenziazione, qui abbiamo visto proprio differenziazione sistematica, quindi logiche, proprio diversi tipi di approccio al mercato utilizzati insieme, quindi trend following, contro trend, quindi mean reversion, quello che sfrutta, diciamo, i mercati laterali, e anche un trading sul ritracciamento, che è un po' un approccio ibrido dei due sistemi. Ok, terzo punto, rischio. Dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo allenare la nostra percezione del rischio, molto importante. Io non vi parlo di money management, questi paroloni, sì, sono cose importanti da sapere, da conoscere, da studiare, ma il punto qual è? Il punto è capire, ok, e ricordarsi sempre della prima legge della finanza. Ogni rendimento è sempre direttamente proporzionale al rischio. Se noi troviamo un trader che si vanta di fare 100% al mese, siamo pur sicuri che per un mese che fa il 100% di gain, per 3 mesi di fila brucerà il conto. Quello che ha guadagnato è quello che non avevo guadagnato, d'accordo? È matematico. Non esistono 100 al mese, 100% al mese, 200.
100% al mese, proprio ve lo dico sinceramente, non esistono, ok? E diffidate di chi vi vende le fregnacce del 100% di gain al mese, d'accordo? Il rischio ha una curiosa proprietà, prima o poi lo si incassa, ok? Andate tranquilli proprio, è così. Ok, dopo, con l'esperienza, con lo studio, si impara prima a stimare il rischio, e poi successivamente a controllare il rischio, quindi scegliere le giuste size per le operazioni, anche la differenziazione, uno di quei fattori che diminuisce il rischio, però siamo già su avanzato in questo caso. Questo è, diciamo, l'aspetto, l'impatto visivo che è il rischio. Bella equity, vedete, 6 mesi di profitto, chi non vorrebbe un equity del genere? 400% di gain in pochi mesi, è già qui. Qualcosa che non va, c'è, cioè, è troppo, nessuno fa queste performance, ma davvero nessuno. Vediamo, questo è lo stesso conto. Se ho fatto tanta performance in poco tempo, prima legge della finanza, ogni rendimento è sempre direttamente proporzionale al rischio. Quindi se ho fatto una performance esagerata a livello percentuale, vuol dire che mi sono esposto a un rischio esagerato a livello percentuale, però la massima percentuale del rischio che posso correre è il 100%, quindi perdere i miei soldi, ok? Questo è un altro aspetto del rischio. Vedete, la linea rossa è l'equity delle operazioni chiuse, quella gialla è il flottante. Questo è quando vi fanno vedere le performance solamente sulle operazioni chiuse, ok? E quelle aperte, dopo magari uno dice, ma gestisco la posizione, faccio la mediata. Attenzione, ok? Questo è un'operatività da cui bisogna stare alla larga, ok? Quindi, ricapitoliamo i nostri punti più importanti. Per un trading di successo abbiamo detto che sono quattro: informazioni di qualità, quindi filtriamo le informazioni. Un grosso del lavoro lo faremo non tanto per ricercare e ricevere le informazioni, quelle ci arrivano. Abbiamo la nostra piattaforma di trading che ci fornisce i prezzi di tutti i mercati di questo mondo in tempo reale, ok, senza ritardi, senza niente. La quantità di informazioni, non vi preoccupate che ce l'abbiamo. Ok, notizie, tutte le analisi che si possono fare, tutti gli analisti che si iscrivono in direzioni diverse sullo stesso grafico, vero? Il grosso del nostro lavoro è filtrare queste informazioni, ok, limitandoci a quelle che ci portano a definire le cause e gli effetti prodotti sul mercato, oppure la ricerca di inefficienze o evidenze statistiche. E questo è più un lavoro da sistemista. Okay. Minimizzare i costi, abbiamo detto che è importantissimo, anche se questo è un punto di cui non ne parla nessuno. Ok, confermi Giuseppe, difficilmente senti i trader Infatti lo formatori stiamo interessati facendo a questo. adesso, sì, lo facciamo proprio adesso perché è un argomento molto sottovalutato. È vero. E abbiamo visto quanto è importante, quanto incide, non solo qualche punto, se dedicare un po' di tempo a scegliere un broker che ci offre vi assicuro che non lo sto dicendo perché sto facendo un webinar offerto a questo No, ma broker, infatti è noi... una cosa che insegno da sempre nei miei corsi, ok? Ed è un punto, non so, io non l'ho mai sentito parlare così tanto, cioè sottolineare l'importanza dei costi di transazione, No, ok? sì, è vero, è molto sottovalutato come aspetto, è un aspetto che viene considerato secondario, però hai dimostrato con dati alla mano quanto sia importante per appunto un training di successo. Esatto, e poi abbiamo visto quanto può essere importante l'utilizzo di, diciamo, logiche diverse tra di loro, okay, quindi differenziare a livello proprio strategico, utilizzare diversi tipi di approcci, cioè quelli che seguono il trend, quelli che magari lavorano più sulla laterale, quindi contro trend, okay, e anche differenziare i sottostanti, d'accordo?
lavoriamo su più strumenti finanziari, non fossilizziamoci, vabbè, quello lì. Non limitiamoci, ecco, a lavorare su uno o due grafici. Abbiamo veramente tante occasioni, okay, da ricercare anche solo il mercato Forex, quanti cross ci offre, d'accordo? Abbiamo visto prima come possiamo andare a vedere anche delle valute un po' diverse da quelle europee, dalle majors, il rublo, la lira turca. Poco fa c'è stata l'occasione sulla valuta cecoslovacca, ok? Sono veramente tante le occasioni, ok? Quindi la differenziazione è molto molto importante. E infine, tenere il rischio limitato e sotto controllo. Rischiamo poco, ok? Non utilizziamo il leverage, o comunque ne utilizziamo il minimo. Rischiamo 1% per trade, 2 al massimo. Ecco, limitiamo il rischio, d'accordo? Questo, per esempio, un esempio di un portafoglio di sono due sistemi automatici che lavorano dall'inizio dell'anno su diversi cross valutari. Cerco di tenere il drawdown sotto il 10%, finora ho avuto il picco del 5%, e niente da. Diciamo dall'inizio dell'anno fino a metà marzo, 20% di gain. Diciamo, questo diciamo, quello che considero un ottimo obiettivo di trading, quindi rischio limitato e puntare a dei guadagni diciamo realistici. Poi ovviamente ognuno si assume diciamo alla propria propensione al rischio, ecco. L'importante è essere ben consapevoli che se rischio di più posso sì aumentare i miei guadagni, però mi espongo a un rischio maggiore. Quindi, come abbiamo detto prima, percezione e stima del rischio, cose importantissime. Ok. Giuseppe, mi permetto un minimo di autopromozione. Se volete fare un giro sul mio sito internet, trading2.0. Com, Trading 2.0 è il mio progetto di formazione, come abbiamo visto, degli approcci un po', diciamo, diversi dal solito. Insegno a scrivere i trading system, quindi l'approccio quantitativo al trading, programmare proprio i trading system, gli expert advisor, anche soprattutto in MQL, quindi posso insegnarvi a programmare i vostri sistemi di trading che potete utilizzare in automatico sulla vostra MT4, che è una cosa bellissima e diciamo, proprio vi porta a una conoscenza di mercati, diciamo, tutto di un altro livello, perché proprio lì proprio andiamo a lavorare, come negli esempi che ho fatto prima, su inefficienze, sulle, diciamo, vere evidenze statistiche, ecco. Ok, perfetto. Okay, se poi, sì, infatti volevo far vedere solo una cosa sul sito. Se vai Sì. sulla pagina promozioni, volevo farvi vedere dove scaricare il conto di benvenuto, a fianco strumenti, ok? Vedete, ci sono diverse promozioni in corso, quella attuale è sul conto di benvenuto da 30 dollari, dove potete provare le qualità di training di Thinkmill perché rispecchiano perfettamente quelle che sono le qualità del conto di training reale. Poi ci sono altre iniziative, come dicevo, sul trader del mese, dove Thinkmill sceglie un trader che si è distinto nel mese di riferimento per guadagno e gestione del rischio e viene premiato con 1000 dollari. A proposito dell'ETF di Rimini, anche quest'anno Thinkmill sarà presente con un proprio stand, quindi qualora siate in zona, veniteci a trovare perché saremo a Rimini il 18 e il 19 maggio. Allestiremo due stand e
dove appunto ci saranno i relatori, vari relatori, e parleremo appunto di trading. Sergei, se tu hai concluso, io direi che possiamo chiudere il webinar. Siamo andati oltre l'ora, ma gli argomenti sono stati assolutamente interessanti. Questa voleva essere un'introduzione diciamo, al percorso che vogliamo costruire insieme a Sergei, perché abbiamo in mente di fare altri webinar dove andremo a toccare temi anche più prettamente tecnici, che magari riguardano un po' tutti come sono indicatori, e ovviamente li vedremo sempre dal punto di vista di Sergei, e quindi cercheremo di estrapolare delle informazioni utili, come dicevo prima, sia per il neofita che per il trader professionista. Sergei, se tu non vuoi aggiungere altro, io chiudo il webinar, non vedo domande. Ecco, esatto, no, io ero a posto, diciamo, guardavo se c'erano delle domande. Se avete delle domande in particolare, i temi Allora, capisco chiudo. che siano abbastanza innovativi, non se ne sente parlare spesso di solito nei vari webinar vengono trattate strategie di trading, ma viene fatto in modo sempre molto generico, non viene mai affrontato, non si va mai a spulciare e a vedere esattamente perché si agisce in un determinato modo, e quindi capisco che il punto di vista di Sergei sia particolare, ma vi assicuro che è molto importante filtrare tutte le informazioni che ci sono in giro per il web. Io ricevo personalmente al giorno forse una decina di messaggi privati di persone che mi chiedono dei feedback su corsi in vendita. Ultimamente un utente Monitori di segnali. mi ha detto, ad esempio, proprio un utente ieri mi ha scritto che un trader per farsi vedere mentre faceva training voleva 800 euro. Quindi vi dico che là fuori è pieno di squali, quindi noi cerchiamo di fare le cose serie, di dare servizi di qualità, quindi non solo offrire dei servizi di training per la clientela retail che sia degna di questo nome, ma anche offrire della formazione trasparente e soprattutto di qualità, proprio perché le due cose vanno a braccetto. Quindi mi invito a magari rivedere il webinar perché è disponibile la registrazione. Quindi magari se avete delle domande potete farmele o al mio indirizzo di posta elettronica, me lo scrivo in chat. Sergei, se anche tu vuoi scrivere il tuo indirizzo di posta elettronica. Ok, allora scrivo anche, qualcuno ha chiesto di ripetere i siti citati, io penso intendesse mai Facebook, allora myfxbook.com, l'altro è, vabbè, tickmill.it, giusto? Sì, Giuseppe, .com, poi c'è la sezione. che lo C'è la scrivo qua, sezione. tickmill.com Ok. è il broker, dopo c'è il mio sito. Trading2.0.com, scritto toccato, così come si dice. Ok, questi sono i siti. Rispondendo ad Enrico, sì, la registrazione sarà disponibile per tutti. Poi verrà messa sul canale YouTube, quindi poi vi faremo sapere, vi verrà inviata una mail a tutti gli utenti registrati. Quindi la registrazione c'è, non vi preoccupate. Allora, la mia email è infotrading2.0@gmail.com. Quella invia in chat. Ok. Oh, Claudio, contento che tu abbia cominciato anche questo. Ci vuole formazione di qualità. Complimenti, ti ringrazio, Claudio. Ok, allora, sì, ti li abbiamo. Vediamo se ancora Va mi viene. bene, a posto. Altre domande sembra non ce ne siano. È un bene, vuol dire che siamo stati abbastanza chiari. Allora, Assolutamente. come.
Giordano ci chiede come fa a riconoscere un'informazione di qualità da una di poco conto o poca influenza. Vabbè, per quanto riguarda, diciamo, quelle informazioni scatenanti, diciamo, gli eventi scatenanti, diciamo, vabbè, ci vuole un minimo di, diciamo, base di conoscenza dell'economia, però sono tutte cose che si possono imparare. Comunque faremo anche degli altri webinar, che abbiamo ormai in programma, dove per esempio abbiamo fatto riferimento prima alla variazione dei tassi di interesse, abbiamo accennato il fatto che il mercato valutario è tasso centrico, quindi insegue i tassi di interesse, o comunque difficilmente gli speculatori si metteranno contro un tasso di interesse alto, quindi un'informazione abbastanza semplice. Molto elementare, però vedete che delle volte le cose semplici sono quelle che funzionano veramente meglio. Ok, quindi per farti un esempio, la variazione di un tasso di interesse muove le valute, quella è un'informazione importante, d'accordo? Poi adesso non sempre ci si becca anche lì, ok, nessuna sfera di cristallo. Però diciamo che quando c'è un evento importante, è difficile che i mercati si muovano contro l'evidenza, ecco. Ogni tanto succede, ok? I mercati spesso e volentieri sorprendono, però diciamo che in linea di massima. Infatti il problema è quello quando esce una notizia importante, che cosa succede? Quello che vedo spesso tra i trader privati. Ad esempio c'è una notizia importante, c'è un aumento di volatilità unidirezionale, molti trader, proprio perché magari vedono l'indicatore, l'oscillatore del momento che va a segnalare un comprato, ipervenduto, quello che volete, quindi agiscono contro la notizia macroeconomica perché magari hanno un'informazione che in quel momento è errata dall'oscillatore e quindi vanno tra virgolette contro trend. Quindi in quel caso, sapendo l'informazione importante macroeconomica, magari Ecco. un trader ci pensa due volte prima di affidarsi esclusivamente all'oscillatore del momento. Esatto, io dico sempre ai miei corsisti quando faccio questi corsi, questi webinar, due cose molto importanti. Allora, la prima l'abbiamo visto, la prima legge della finanza, questa da ricordare sempre, ogni rendimento sempre direttamente proporzionale al rischio. La seconda cosa che insegno adesso qui, nelle slide non l'ho inserito, è quella di cercare di tradare. Non ciò che si vede, ma ciò che si sa, proprio nel caso dell'esempio di Giuseppe, ecco. Perché ogni tanto ci facciamo un attimo coinvolgere, reagiamo, diciamo, in maniera, diciamo, come dire, Passiva. automatica a quello che vediamo sul grafico, senza magari andare un attimo ad allargare la nostra percezione di cosa sta succedendo, a ragionare, e anche qui vedete come. Dopo le cose sono quelle, ecco, ragionare sulle cause che magari possono essere dietro a quei movimenti. Quindi conoscenza delle cause e degli effetti. Va bene, io direi. Sì. Direi che possiamo chiudere. Grazie a tutti per aver visto questo webinar e vi invito ai prossimi appuntamenti e vi auguro, come sempre, buon training. Grazie a tutti. Grazie, buona serata.